Il Consiglio regionale ha approvato il 29 luglio la variazione al bilancio di previsione 2014 che prevede 779 milioni di euro in più di quanto iscritto per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Nella stessa seduta l'Assemblea ha approvato due atti di indirizzo, l'ordine del giorno per un intervento a favore della Vertec di Condove e la mozione che impegna la Giunta ad aderire all'associazione Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie. È visibile fino al 3 settembre presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico la mostra d'arte figurativa e astratta Racconta il tuo Piemonte attraverso la storia, la letteratura, le sue bellezze architettoniche, promossa dalla sezione Arti Visive della Regione Piemonte. Compie 50 anni la sede torinese del centro di formazione dell'Agenzia ONU per il Lavoro, che ospita ogni anno nelle aule del campus sulle rive del Po centinaia di manager e studenti provenienti da tutto il mondo. L'ufficio Relazioni con il Pubblico è uno sportello sempre più al servizio dei cittadini. La rilevazione dei contatti evidenzia come nel primo semestre 2014 ci sia stato un aumento dell'11% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con gli utenti che sono passati da 5.292 a 5.879. Su crpiemonte.tv prosegue la messa in onda dei filmati provenienti dall'archivio storico dell'Istituto Luce, con un documentario della serie Italia allo specchio Piemonte, dedicato alla viabilità stradale di metà anni 60.